Quarta giornata del campionato di Serie A femminile, siamo all'impianto sportivo San Marcellino di Firenze. In campo la Fiorentina Women's FC contro FC Bari 1908 Pink. Il velo di Vicariello per Tonella, traversa della centrale difensiva della Fiorentina. Palla verso Panico. Deve girarsi Panico, riesce a mettere il pallone dentro con Fazio che va a calciare, poi il pallone che viene fermato. Poggio su Prost, arriva Rodella. Ancora Conte, smiste il pallone, Privitera può calciare. Si alza il pallone, poi prova al volo col destro, la palla termina alta sulla traversa. Motta. Lancio ancora alla ricerca di Patrizia Panico, posizione regolare, Panico prova a calciare col destro, arriva pronto il corner, palla in mezzo, il gol della Fiorentina con Tona che va a svettare all'interno dell'area piccola. Panico lungo linea, il pallone ancora per Guagni, posizione regolare, Guagni mette dentro il pallone Salvatore Rinaldi, la palla fuori, l'intervento importantissimo da parte di Cangiano. Vediamo se Cunsolo riesce a tenere il pallone, riesce a rilanciare, palla su Rodella, un po' di confusione, palla per Panico in aria, il pallone toccato e la palla che termina in rete dopo la deviazione di Morra, con Guagni che si infila in aria, ancora Guagni insiste, la palla al centro, il tiro e la parata incredibile di Fazio. Prost dentro la sfera, Privitera e la palla termina fuori. Vicariello, palla in aria, Caccamo può calciare, Caccamo incrocia, attenzione a Caccamo davanti al portiere, Caccamo e la palla scheggia il palo. Occhio a Guagni sulla corsia di destra, Guagni rientra con il destro, prova a superare un altro avversario e conquista il calcio di rigore, fallo di Morra, azione viola, parte Vicariello, Fazio interviene, ci arriva quasi, intuisce. Prost l'uno contro uno, riesce a cedere a Privitera, il tiro di Privitera durante